Ciano, grazie alla presenza del sindaco, di vari esponenti della tua, della vostra amministrazione, di operatori delle istituzioni a vario livello. Io credo che sia giusto riconoscere a Luciano questo merito, vale a dire aver voluto, perché lo ha voluto lui, portare all'attenzione della città una iniziativa come questo annale, che poi velocemente riprendo, che altrimenti sarebbe rimasto, come succede tante volte, diciamo dentro i circuiti elitari del nostro mondo. Nel senso che come è nata questa iniziativa e come è giusto oggi portarla qui all'attenzione del sindaco, di alcuni assessori, di alcuni amministratori e comunque in generale della città. È nata, come succedono queste cose in accademia, all'interno di un circuito tra le università italiane che hanno dato vita ad un centro che si chiama Centro Interuniversitario, appunto delle varie università, che ha sede a Bologna. Noi come Viterbo siamo entrati negli ultimi anni e subito mi hanno dato, con il collega Marco Paolini, e subito mi hanno dato l'opportunità di costruire quello che vedete qui in controluce, insomma, un bel volume, non è tutto Tuscia, c'è anche qualcos'altro in questo caso. Poi abbiamo fatto un estratto per l'uso interno dell'università, un bel volume sui, in realtà, pochi anni di vita dell'Università della Tuscia. Per dire, questo annale segue nella collana di questo centro studi la Scuola Normale di Pisa, quindi capite la differenza tra un centro autorevolissimo a livello internazionale come la Scuola Normale di Pisa, un'università altrettanto nota, conosciuta e stimata, ma che ovviamente ha una storia un pochino diversa. In realtà questo volume, questo annale è già stato presentato in un'altra occasione, in un'occasione, devo dire, formale, istituzionale, di grande rilevanza, la presenza del rettore, che poi dirà la nostra collega, diciamo non può essere con noi, delle istituzioni, del sindaco, la città e le sue istituzioni hanno già condiviso, diciamo, questa iniziativa, ma qui appunto forse c'è l'opportunità di andare dentro una serie di piccole questioni. Il volume è il tentativo di tenere in piedi questa piccola storia, partendo dagli anni, alla fine anni 60, anni 70, perché giustamente hai detto bene, diciamo, c'è una storia decennale della libera università che è dentro questo volume, questo annale, e poi c'è una storia piccola, breve, ma insomma che ha dato all'Università della Tuscia la possibilità negli ultimi anni di essere in un ranking del tutto apprezzabile a livello nazionale, sia dal punto di vista della ricerca sia dal punto di vista della didattica. Io ho visto che ci sono alcuni autori, adesso probabilmente me ne scordo qualcuno, però diciamo è un autore, ho visto Gilda Nicolai, ho visto Cardarelli, Procaccioli, e poi probabilmente mi scordo qualcuno, però per dire che qualcuno degli autori è presente in questa sala, ovviamente li ringrazio tutti molto, molto calorosamente. Come ho cercato, come abbiamo impostato questa nostra, dico, io lavoro qui dal 95, quindi in qualche modo mi sento, pur non essendo mi si sente di attese, mi sento parte di questa piccola storia dell'università. Come l'abbiamo costruito questo volume? Tanto per darvi idea poi di cosa ci sia dentro. C'è una parte prettamente storica, per cui risaliamo agli albori medievali della storia della università e anche dei riflessi universitari nel vostro territorio. C'è un'attenzione particolare all'azione dei due rettori, dei due lunghi rettorati, quello del professor Gian Tommaso Scalascia Mignozza dal 1979 al 1999, e poi quello che è seguito di Marco Mancini dal 1999 al 2012. C'è poi una strutturazione per facoltà. Quando questo progetto fu redatto e fu sviluppato, c'erano ancora le facoltà, qualcuno forse non lo sa, ma le facoltà non ci sono più ormai nell'università.
università, c'è altro, c'è qualcosa che ovviamente riassume anche quelle funzioni, ma insomma è stato costruito sulle facoltà, su quelle che erano le facoltà al 2011, al 2012, prima della riforma, dell'entrata in vigore dell'ultima riforma. C'è una parte sul rettorato di Santa Maria in Gradi, la vecchia storia, quando era un complesso monastico, la storia più recente, il carcere, la ristrutturazione, il recupero, la rifunzionalizzazione di quello che oggi è davvero un po', credo, degli immobili no, più prestigiosi della città. C'è poi una sezione finale che in qualche modo, ecco, è in sintonia con la problematizzazione che il nostro Luciano ha voluto dare. Vale a dire, abbiamo cercato di mettere lì una serie di questioni tra la dimensione locale, la dimensione territoriale, il rapporto strettissimo con la città, le sue istituzioni economiche, creditizie, amministrative, perché senza questo rapporto l'Università Viterbo non ci sarebbe e non ci sarebbe stata, e una dimensione internazionale che negli ultimi 15 anni l'Università della Tusce ha conquistato, che è una cosa da sottolineare perché la piccola Università della Tusce ha delle risorse, delle potenzialità e un credito internazionale che devo dire non è per nulla disprezzabile. Quindi un rapporto molto stretto tra la dimensione locale e la dimensione territoriale. L'Università deve dare ma deve avere un orizzonte lungo, un orizzonte largo. E qui una serie di interventi sulla ricerca scientifica, la ricerca umanistica, cosa Viterbo, la Tusce ha prodotto, strutture come l'orto botanico, le relazioni internazionali che abbiamo attivato, il rapporto col mondo sociale ed economico, diciamo una immagine che è quella di una piccola università, un'immagine del tutto virtuosa. Io non vorrei troppo entrare nel merito poi adesso dei vari passaggi, perché non è questa la sede, però vorrei fare anch'io qualche piccola riflessione su questo nesso che in fondo è al centro della riflessione su cui oggi ci chiami a discutere un attimo. Fatelo dire a uno che non è di Viterbo, che è arrivato qua diciamo da un'altra esperienza, da un altro percorso, e che ha visto dal 95 in qua davvero crescere molto l'università, e con la crescita dell'università crescere questa città. Siamo arrivati ad un punto però in cui non basta quello che secondo me è stato fatto, è stato creato, c'è bisogno di qualcosa di più, c'è bisogno da parte nostra, da parte dell'università, e credo qualche tentativo è stato fatto, quello che hai detto tu, ma insomma la nuova facoltà di scienze giuridiche, il nuovo corso di ingegneria, la rinascita di un corso di scienze politiche e altre cose che dobbiamo anche ricordare. E dall'altra parte però la consapevolezza, diceva bene da questo punto di vista il professor Horvat, che l'università non è un bene che rimane comunque a prescindere in questa vostra città. Nostra città, perché da un paio di anni vivo anche qua, per cui c'è solo un rapporto scientifico, ma c'è anche un rapporto diciamo di quotidianità. Noi siamo una piccola università che o continua a rimanere virtuosa e lo sarà sempre di più, oppure rischia in questo gioco di ristrutturazione del pubblico e delle istituzioni pubbliche di essere fortemente penalizzata, perché indubbiamente è una piccola università in una piccola città, in una piccola realtà dal punto di vista sociale e economico rispetto a tante altre realtà, hanno avuto uno sviluppo economico molto più importante di Viterbo. Ecco che allora io credo questo strumento insomma deve essere uno strumento che dà un'opportunità in più a chi amministra il comune, ma chi è alla testa di istituzioni importanti come la Camera di Commercio, come la Fondazione Carilit, come la provincia. Senza queste istituzioni l'università a Viterbo non ci sarebbe con le offerte didattiche e sul piano della ricerca che è riuscita a promuovere. Noi abbiamo avuto e continuiamo a avere risorse finanziarie, un aiuto sostanzioso senza il quale questa università non avrebbe raggiunto quei livelli, quegli standard, quel ranking nazionale, che siamo intorno al 10° posto, tanto per dare per,
dare un numero sulle 60 più università, sia sul piano della didattica sia sul piano della ricerca. C'è quindi una sfida in atto, ecco, questo io credo sia alla fine anche dal mio punto di vista la piccola sintesi che vorrei fare. Questo è un'opportunità perché ci dà degli strumenti, ci dà delle conoscenze, rappresenta un primo momento di riflessione per ulteriori momenti di riflessione. Laddove l'incrocio, l'intreccio tra l'istituzione universitaria e le istituzioni locali diventa sempre più necessario. Ecco, io vorrei lasciare questo piccolo messaggio, questa mia piccola introduzione. Vi ringrazio.